Come ormai tutti voi fan di Dragon Ball ben saprete, il discorso divinità all'interno di questo universo è abbastanza ostico e complicato. Esiste una sorta di gerarchia di tutti quanti gli dèi, alcuni subordinati ad altri e via dicendo. Tuttavia, questo schema riguarda la classica struttura piramidale che possiedono i vari universi. Infatti, nessuno si è mai interessato alle culture locali delle varie razze che popolano gli universi. Adesso mi spiego meglio. All'interno dell'universo 7, per esempio, coesistono parecchie razze aliene differenti. È matematicamente impossibile che tutte quante abbiano le stesse identiche credenze religiose. Molte di queste non si sono mai nemmeno incontrate, quindi per forza di cose devono esserci altre mitologie con divinità diverse. E oggi proveremo a vedere quali sono le divinità della violenta razza Saiyan. Ma iniziamo da un punto interessante. Come ricorderete, la storia dei Saiyan viene raccontata per la primissima volta dal re Kaio a Goku durante i suoi allenamenti con Bubbles e con Gregory. Ma è completamente diversa da quella che poi si rivelerà essere quella vera. Re Kaio, infatti, ci racconta che quasi tutti i Saiyan persero la vita in seguito all'intervento di un essere superiore. Costui scagliò sul pianeta un immenso meteorite per impedire che i pericolosi alieni conquistatori turbassero la pace dell'universo. Secondo molti, comunque, non tutte le parole di Re Kaio sono false. Potrebbe davvero esistere una sorta di dio con il compito di vigilare sul pianeta Vegeta. E potrebbe proprio essere la figura mitologica in cui tutti i Saiyan credevano. Purtroppo, nella storia originale ideata da Akira Toriyama, quindi nella storia canonica, non esiste la benché minima informazione o la benché minima prova al riguardo, quindi tutto questo resta e resterà sempre all'interno di teorie e ipotesi, è chiaro. Ma torniamo a noi. Quella figura misteriosa, sì, potrebbe essere un dio. L'unica credenza mitologica certa dei Saiyan che conosciamo è quella del leggendario Super Saiyan. Non Broly ovviamente, ma il guerriero dai capelli dorati che dovrebbe comparire ogni 1000 anni o qualcosa del genere. Ma non credo si possa definire una vera divinità, e non credo nemmeno che quel tizio incappucciato, ripeto, sempre che esista, possa essere un Super Saiyan. Però, invece, potrebbe essere una di quelle figure misteriose che appartengono alle creazioni dei fan. Infatti, con Dragon Ball AF sono state introdotte alcune divinità legate solo alla cultura Saiyan. La prima di queste è Raikou. Un Saiyan molto antico e molto forte, che sarebbe dovuto diventare il dio della distruzione del 18° universo, uno di quelli distrutti da Zeno-sama in persona. Raikou, sì, era molto potente, ma era anche molto molto malvagio e corrotto. Per questo fu imprigionato dal grande sacerdote tantissimo tempo prima delle vicende di Dragon Ball. E proprio per questo motivo quel misterioso personaggio non può essere lui. Infatti Raikou riesce a liberarsi dalla sua prigionia molto tempo dopo i fatti raccontati da Re Kaio. Arriviamo così a quello che forse è l'unico vero dio della religione Saiyan, Ardos, il primo Saiyan, capostipite dell'intera razza. Ardos è niente poco di meno che il maestro di Raikou, nonché uno dei cinque esseri più potenti di tutti gli universi, e sarà proprio lui stesso ad ostacolare i folli piani malvagi dell'ex allievo. Si tratta di un personaggio avvolto da un discreto alone di mistero, e persino in AF si sa poco o nulla su di lui. Però, essendo una sorta di antico progenitore e predecessore, potrebbe davvero essere una divinità. E nel caso lo fosse, beh, non si saprebbe nemmeno dove collocarlo all'interno della classica piramide gerarchica che tutti quanti conosciamo, poiché lui non è un dio della distruzione, né un Kaioshin, né tantomeno un angelo. Ovviamente, ragazzi, tutte queste sono solo teorie, lo ripeto, perché stiamo mischiando storia originale e materiale creato da semplici fan. Però sarete d'accordo con me sul fatto che sono davvero interessanti. Io stesso starei ore e ore a leggerle. Bene, detto questo, io vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Scrivetemi qui sotto nei commenti che ne pensate voi. Iscrivetevi e cliccate magari anche sulla campanellina delle notifiche. Statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.